per all'ingegnere D'Amico e alla signora Maria Pia Montemitro se desiderano intervenire. Sì, Presidente, però... Prego, signora Montemito, prego. 5 minuti, possibilmente di Innanzitutto, stare. Grazie. i ringraziamenti e i saluti. Grazie. Ci tengo a sottolineare una questione di vitale importanza Per favore, che... silenziate i microfoni, per favore. Prego. No, chi ha il microfono acceso, di silenziarlo. Prego, prego, continui. Sembra non, una questione che sembra non aver interessato le forze politiche, soprattutto negli ultimi anni, cioè quanto affermato dalla Convenzione di Aarhus del 98, che ci tengo a ricordare anche in questa sede, ed è volta a garantire all'opinione pubblica e ai cittadini diritto alla trasparenza, alla partecipazione ai processi decisionali locali e nazionali. Questa deve essere un'informazione ambientale attiva, che diffonda per tempo e con trasparenza, mettendo a disposizione elenchi ed archivi. La Convenzione illustra anche il diritto di informazione e di partecipazione alle decisioni in materia ambientale e la possibilità di ricorso del pubblico se questi diritti non vengono rispettati. A proposito della delibera del 2018 che si cita, il consulto, diciamo, poi quello che fu anche il consiglio in adunanza aperta del 2017 si convocò quando comunque i giochi erano chiusi. Quindi fu un informare a fatto compiuto la cittadinanza intera e il pubblico in generale. Delle due proposte di delibera, in entrambe viene citato il famoso principio di precauzione, che è presente in un'importantissima, dichiarazione, la Convenzione di Rio del 92. E questo principio è già stato usato dal nostro comune per evitare l'installazione delle antenne 5G e il procedere della sperimentazione della tecnologia 5G, quindi ci è già familiare. Nella proposta però, in una delle due, c'è una tendenza ad essere, diciamo, sibillini, anche se ci si dilunga sul principio europeo sullo sviluppo sostenibile, che è in contrasto appunto con la realizzazione dell'impianto SITEF. Questo è un fatto, ma il principio di precauzione va invocato ad alta voce e bisogna aggrapparsi a questo importantissimo principio. Ci sono da riconsiderare questi elementi mai presi in considerazione prima di muovere dei passi sia in Consiglio di Stato, e mi auguro che questo venga fatto e venga fatto efficacemente, e ancora prima di demandare alla provincia, è necessario che il Comune di Sansevero produca degli atti. Al netto delle considerazioni personali, è successo che praticamente il 22 luglio del 2015 la giunta comunale, con una delibera contenente uno schema di preaccordo, prevedeva che la società di gestione dell'impianto si impegnasse a praticare uno sconto su tutta la forsu, che il conferimento da praticare per tutta l'attività effettiva corrispondesse a 60.000 tonnellate, ci sarebbe stata una sorta di regalia delle opere comprensive di progettazione per un valore di 60.000 euro ripartiti per 200.000 euro per anno, e le opere sarebbero poi state individuate dall'amministrazione come la Sansevero. Se si pensa alla sproporzione di questo impianto, questo non basta a definire questo impianto un impianto necessario, efficace e utile. Non c'è ridimensionamento possibile o comitato di controllo che tenga di fronte a questa cosa. Il privato è una scelta sbagliata, specialmente in materia di rifiuto, e l'iniziativa privata è volta, soprattutto questa iniziativa privata, è volta a trasformare un immobile passivo in un qualcosa di attivo che faccia guadagnare la ditta proponente. E che modo migliore che investire nel business dell'immondizia? Non è stato mai detto su che base sia stato fatto lo studio delle 60.000 tonnellate. Fra l'altro, è molto simile a ciò che sta accadendo a Battipaglia. Come quantità siamo vicini, perché ovviamente l'interesse è di importare quanta più immondizia possibile. Poi si parla di sfalcio agricolo, ma di che sfalcio agricolo noi stiamo parlando? Bisogna portare gli imprenditori agricoli che conferiscono lo sfalcio, e poi 15.000 tonnellate non le facciamo nemmeno se ci mettiamo a radere al suolo tutto il verde pubblico di Sansevero. Che ammendante si utilizzerà per questo compost?
che è molto importante, e soprattutto come ci si assicurerà della purezza del compost e come si tratteranno i POP, i famosi inquinanti persistenti organici, che sono molto difficili da gestire. La stessa Unione Europea in materia non sa ancora come gestirli efficacemente. Abbiamo in Italia molteplici esempi di insuccessi di impianti di grandi dimensioni. Alla luce di tutto questo, il costituendo comitato cittadino No Saitef, di cui la no profit alter ego di cui sono vicepresidente fa parte, ci tiene che vengano presi in considerazione questi elementi. Anche le ricadute sulle attività agricole e i nuclei abitativi degli immigrati che si trovano a poca distanza dall'impianto, gli effetti ambientali cumulativi, i risultati combinati delle opere umane del passato, attività attuali e anche future. Gli ecosistemi sono fortemente stravolti da questo impatto cumulativo, e in epoca di cambiamenti climatici è necessario tenere bene a mente questo. C'è l'impianto di compostaggio Lufa Service, c'è la centrale Turbogas in plus che si trova a 1700 metri, la centrale a biomassa in terra. È inoltre inopinabile che il territorio di cui parliamo è considerato di alto pregio agricolo ed è investito di prestigiosi progetti di tutela come il famoso mosaico di San Severo. Queste sono verifiche che andavano già fatte in precedenza, oltre agli abusi che sono stati compiuti per non aver interpellato in maniera tempestiva e aver gestito una cosa privata, un progetto imprenditoriale privato dalle dinamiche alquanto oscure. Non stiamo chiedendo, noi esigiamo per il bene di tutta la cittadinanza che venga realizzato ciò che abbiamo indicato già chiaramente in altre sedi. Bisogna che il comune, senza demandare alla provincia, compia degli atti. Si può compiere un'istruttoria sull'idoneità edilizia, Signora sulle pratiche Montenegro, di se si può avviare alle conclusioni. Grazie. considerare tutti gli elementi che portano ad una possibile revisione, gli elementi già illustrati da Soccio e che ho evidenziato anche io, tutti gli elementi che portano a una possibile revisione dei precedenti provvedimenti adottati, e quindi la revoca in autotutela, come previsto per legge d'altronde. Il Comune in questo senso si deve impegnare in questo consesso con tutti i cittadini affinché non accada quello che è successo in altri comuni, affinché non accada quello che è successo con la M Plus, perché è necessario un impianto pubblico e dimensionato alle reali necessità di questa città. Perché il pubblico evita la commistione di interessi imprenditoriali con interessi politici e con interessi criminali. Innanzitutto, poi, non bisogna nemmeno tenere in considerazione la ricaduta occupazionale, perché ho esperienza diretta per quanto riguarda già la M Plus, non ce n'è stata nessuna, c'è solo una persona, che fra l'altro si vergogna anche di aver lavorato per M Plus. E non parliamo di altri tipi di scontistica sulla Tari, perché c'è già un collegato Signora l'articolo Montenegro, se può concludere, la prego. 221 del dicembre 2015, dove parla già Signora che di Montenegro, se può costruzione della concludere. attraverso il compostaggio di prossimità. Ho concluso. Grazie, grazie. Grazie.